ci sono tanti argomenti, ma poco fa Filippo Sensi ha twittato una foto di lei con il presidente indiano Modi e c'è una questione che riguarda questi due paesi che sta molto a cuore all'Italia, che è il fatto di Maroc. È evidente che queste occasioni, occasioni come il G20, sono occasioni anche preziose per stabilire o in alcuni casi ristabilire un contatto personale diretto tra i leader. Credo che quello che deve essere chiaro agli italiani è che noi stiamo seguendo la vicenda dei due Marò con grande attenzione, nel rispetto di una complicata querela internazionale in cui l'India rivendica la propria giurisdizione. La cosa che credo sia più utile in assoluto è quella di evitare di rinfocolare la polemica e cercare invece di rispettare il percorso che è stato stabilito, e io da questo punto di vista vorrei assicurare che faremo tutto ciò che è necessario e chiedere a voi anche l'aiuto nell'evitare per quanto possibile polemiche e occasioni di sguido. Quanto al rapporto con l'India, è un rapporto molto importante, è un rapporto con un grandissimo paese che sta investendo in tanti settori, alcuni dei quali di interesse italiano, viceversa ci sono in Italia, in particolar modo in alcuni settori, la siderurgia su tutti, occasioni e opportunità importanti anche per aziende indiane, e quindi credo che l'incontro con il presidente Modi sia stato un incontro molto interessante e importante. In generale il G20 sta andando bene nelle relazioni tra i leader, ma sta andando bene, lasciatemelo dire, soprattutto nella scelta strategica. La presidenza australiana e poi gli interventi di oggi, segnatamente Barack Obama, David Cameron, hanno evidenziato con forza che l'austerity non è la risposta, che bisogna investire sulla crescita, che bisogna investire in modo diverso sul futuro. E queste sono parole, espressioni che avete sentito durante il semestre europeo da Piercarlo Padoan, anche qui con me, dalla presidenza italiana. E quindi penso di poter dire che su questi punti tutti i paesi leader del mondo stanno insistendo sulla necessità di un cambio di passo. Naturalmente in Italia noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo fare le riforme che mancano. Una volta fatte queste riforme sarà più semplice poter cercare di cambiare la posizione politica e economica dell'Europa, portando l'Europa davvero a cambiare gioco ed essere più orientata sulla crescita e meno sulla non tanto meno sul rigore, rispettare il rigore, ma senza crescita non c'è stabilità che tenga. Rispetto a quello che realisticamente si può attendere, c'è un risultato concreto di questo vertice che lei in qualche modo ritiene credibile? I risultati concreti di questi vertici sono dei documenti e poi delle linee politiche, per cui in un momento nel quale ancora non abbiamo neanche chiuso il documento mi sembra prematuro, però se ne dovessi dire uno è proprio questa sensazione, questo umore che io sento forte, l'idea che c'è bisogno di tornare a ragionare di crescita. Si parla di una crescita al 2%, voi sapete che l'Italia viene da 3 anni molto difficili, meno 2,3% ai tempi del governo Monti nel 2012, meno 1,9% con il governo nel 2013, e anche la nostra azione ha portato soltanto al meno 0,3%, quindi si è certo ridotto, ma ancora siamo in campo negativo. Quindi noi dobbiamo assolutamente a tutti i costi tornare a crescere, che vuol dire più posti di lavoro. Ne abbiamo fatti più 153.000 quest'anno, ma sono davvero pochi rispetto a quelli necessari. Abbiamo bisogno di tornare a crescere in tutti i parametri, perché questo accada, pensate un po', a livello internazionale si dice la crescita deve essere del 2%, noi siamo al meno 0,1% del trimestre di ieri, immaginate che cosa possa voler dire. Ora, la concretezza però passa anche, per quello che riguarda l'Italia, dalle riforme che abbiamo detto, che quando le elenchiamo e le facciamo vedere,
oggettivamente impressionano i nostri colleghi, perché noi in un anno abbiamo impostato la riforma della legge elettorale, della Costituzione, l'autorità nazionale anticorruzione, il grande tema del fisco con la delega fiscale, la pubblica amministrazione con le norme Madia, il ragionamento che io ritengo più importante di tutti, che è quello sulla giustizia civile, e il mercato del lavoro. Se a questo si unisce, non è ancora atto parlamentare ma è partito, la riforma del sistema educativo, vi rendete conto che in Italia non ci siamo limitati a cambiare governo, abbiamo provato anche a cambiare passo, vediamo se i risultati come credo arriveranno. Ecco Presidente, però c'è una questione, una volta che queste riforme saranno passate, come si procederà con i piani di investimento? Cioè, quali saranno poi le misure da adottare per rilanciare l'investimento, per attirare i capitali stranieri e dunque per crescere, per seguire dunque il piano per esempio che ha seguito il Presidente Obama, che hanno seguito altri paesi, cioè con un forte attivismo? L'attrazione degli investimenti è comunque iniziata, se voi guardate gli investimenti stranieri in questo momento in Italia scoprite che c'è un fiorire di investimenti di vario genere, che vai dalle realtà americane che decidono di investire di più sulla società di ingegneria, sulle realtà di innovazione, fino ai nuovi investimenti dai cinesi nelle reti fino all'operazione che proprio ieri ha avuto la benedizione ufficiale dell'Europa, che è quella di Alitalia acquisita da Etihad e quindi dagli Emirati. Ve ne sono molte altre che sono aperte, io riterrei l'Italia finalmente libera, svincolata dai legami del passato. Questo c'è, manca la seconda parte, che è proprio quella che lei diceva, relativa a un piano più attivo di investimenti. Obama che ha fatto? Obama ha buttato dei denari nel piano degli investimenti, nella manifattura tradizionale, nell'innovazione, sono nate così tante operazioni, anche quella che ha fatto ad esempio la Fiat con Chrysler, con un prestito che è arrivato dal governo americano, poi restituito da Marchionne. Questo tipo di attività è un passaggio che naturalmente richiede uno sforzo strategico che noi siamo in condizioni di fare, pensiamo di averlo pronto, ma un via libera dell'Europa, perché un piano di investimenti deve necessariamente oggi passare dalla via libera di Bruxelles, onde evitare di stare dentro i limiti rigidi del patto di stabilità. È questa la logica del piano che noi abbiamo proposto a Jean-Claude Juncker con l'operazione dei 300 miliardi di euro. In queste ore Juncker presenterà quali sono le sue idee sul piano, ne parleremo, ne discuteremo al Consiglio europeo. Io considero che in questo periodo l'Europa ha fatto dei passi in avanti, anche per effetto della forte e costante sollecitazione del semestre italiano. Parliamo di investimenti, però come voi mi insegnate, per cambiare passo occorre sempre un po' di tempo, specie in realtà come quelle europee che sono ad alto tasso di organizzazione burocratica. E allora, con calma, ma anche con grande determinazione, andiamo avanti. Il fatto che qui, a Brisbane, vi sia un consenso internazionale così rilevante, perché oggi abbiamo incontrato molte persone, abbiamo incontrato non soltanto le persone che avete citato, ma anche altri leader dall'Indonesia al Messico, io credo dalla Cina agli Stati Uniti, io credo che tutti costoro dicano qui il futuro è la crescita e non soltanto la stabilità e il rigore, penso sia un passo in avanti. Presidente, detto questo, vi ringrazio di cuore, ma non è un piano della sicurezza, vedo che siete felici incontro di con tutti.